Allo scopo di sminuire le responsabilità del nipote, riferiva false circostanze in ordine agli orari, cercando anche di giustificare le proprie argomentazioni citando orari di trasmissioni televisive. In ordine alla dinamica dei fatti, sostenendo che la Arcuri fosse scivolata dalle scale insieme al nipote. In ordine alle condizioni di salute di Maria Sestina Arcuri, affermando che la stessa stesse bene e che non avesse bisogno di alcun soccorso. In ordine a un colpo infertole dal nipote Andrea Landolfi Cudia, a seguito del quale subiva la lesione di 3 costole e che giustificava però, ora a seguito di una precedente caduta, ora per aver sbattuto contro il tavolo della cucina. Queste sono le motivazioni per cui Mirella Jezzi è stata rinviata a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viterbo. L'anziana donna è la nonna di Andrea Landolfi, ex pugile romano condannato definitivamente a 22 anni di carcere per l'omicidio della sua fidanzata Maria Sestina Arcuri. Il tragico evento avvenne nel 2019 a Ronciglione, Viterbo, proprio presso la casa di Mirella Jezzi. La nonna dovrà rispondere alle accuse di omissione di soccorso, abbandono di minore e falsa testimonianza. La drammatica vicenda ebbe inizio nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. Andrea Landolfi e Maria Sestina Arcuri si trovavano a Ronciglione per trascorrere il fine settimana a casa della nonna Mirella. Tra i due scoppiò una lite, forse a causa dell'intenzione della ragazza di porre fine alla loro relazione. Durante l'alterco, Maria precipitò rovinosamente dalle scale di casa, riportando ferite fatali che la condussero alla morte 2 giorni dopo all'ospedale di Belcolle. Landolfi fu arrestato e processato con l'accusa di aver spinto la ragazza dalle scale deliberatamente. Il tribunale di primo grado stabilì che si trattò di un incidente domestico, dove i due, secondo la sentenza, sarebbero caduti insieme, abbracciati. Landolfi fu quindi assolto e rilasciato. La Corte d'Appello di Roma ha successivamente ribaltato la sentenza di primo grado e condannato l'uomo a 22 anni di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 9 novembre scorso. Secondo i giudici d'appello, Landolfi è indubbiamente colpevole di aver spinto la fidanzata dalle scale con intento letale. Nelle motivazioni della sentenza, i giudici hanno scritto: l'ha lanciata per le scale e ha omesso qualsiasi iniziativa per cercare di salvarle la vita, completando il suo disegno di morte. L'ipotesi della caduta accidentale è contraria alla logica, alle leggi della fisica e agli accertamenti medico-legali sui corpi dell'imputato e della vittima. Caterina Acciardi, madre di Maria Sestina, ha commentato il verdetto dicendo: «Non c'è sentenza che possa alleviare il dolore. Non c'è niente che sia paragonabile a quello che ha fatto. Una cosa bruttissima, la cosa più indegna che un essere umano possa fare». Al momento dell'omicidio, la nonna Mirella Jezzi era presente in casa. Nonostante ciò, secondo una delle 3 accuse che le vengono mosse, ha deciso di non intervenire per soccorrere Maria Sestina. Questo è quanto ha scritto il giudice Savina Poli nel rinviarla a giudizio. Nonostante l'importante trauma provocato da Andrea Landolfi a Maria Sestina Arcuri, che nell'immediato rigettava e perdeva sangue dall'orecchio, Mirella Jezzi usciva dalla propria abitazione omettendo di prestare l'assistenza occorrente, ovvero di chiamare immediatamente i soccorsi sanitari, impedendo, attraverso la condotta omissiva, di prestare soccorsi adeguati alla gravità delle lesioni cagionate, compresa quella di soccorrere attraverso elisoccorso al fine di consentire il ricovero in ospedale altamente specializzato. In sintesi, l'anziana avrebbe lasciato la casa senza lanciare l'allarme, impedendo così un tempestivo trasporto in ospedale, come avrebbe potuto essere il caso di un elicottero. L'ambulanza fu chiamata solo diverse ore dopo l'aggressione. Durante quei momenti concitati, Mirella Jezzi fu a sua volta colpita da Landolfi con un pugno per allontanarla dal corpo di Sestina. Secondo la seconda accusa,
Poco dopo questo episodio, nel cuore della notte, la donna avrebbe abbandonato la custodia del pronipote di 5 anni, figlio di Landolfi, anch'egli presente in casa. Infine, è contestata anche la falsa testimonianza. Si sostiene che il racconto dell'anziana avrebbe favorito il nipote durante il processo di primo grado, cercando di minimizzare le sue responsabilità. Il processo chiarirà definitivamente la sua posizione.